A volta la sarca, cari amici Telegarda, appassionati di dialetto, vi ritrovo volentieri, vi aspetto sempre numerosi interessati, spero sempre la salute sia ottima, l'interesse altrettanto, naturalmente carta e penna. Voi vedete come capita spesso, arrivo con dei libri perché c'è gente che mi fa avere questi libri dialettali. E qui ho trovato un libro curiosissimo, è una ricerca, pensate un po' fatta nell'anno scolastico 1982-83 dalla classe terza L della scuola media Nicolo d'Arco, ovviamente di Arco, sotto la guida della professoressa Tiziana Calzà. Eh, guardate, è una ricerca interessante perché? perché riporta alla luce tanti aspetti del passato, tante curiosità toponomastiche tanti lavori, tante parole, però prima vi dico subito, vi presento questi studenti, che adesso ovviamente saranno un po' grandicelli, ve li leggo, sarebbe interessante ritrovarli, Amistà di Rocco, Bertamini Paolo, Giuliani Giorgio, Mancabelli Ivo, Marcolini Fabrizio, Monti Marco, Morandi Andrea, Parolari Paolo, Prati Renzo, Rosa Roberto, Seganti Eros, Seganti Fulvio. E adesso arriviamo alle fem femminucce. Amistà di Claudia, Bassetti Marina, Bonora Cinzia, Floriani Paola, Leoni Lara, Mattei Sandra, Miori Flavia, Orben Barbara, Prandi Monica, Recchia Silvia e Zanetti Emilia. E ho già citato la professoressa Tiziana Calzà. Vedete il titolo? Guerra la volta la sacra. Poi sotto vedete lo stesso titolo però che è cambiato qualcosa. Ghera una volta al sarca. Allora, il ghera vedete non è più un'unica parola, ma c'è l'apostrofo. Una volta. E poi questa curiosità. La sarca al femminile e il sarca al maschile. Voi sapete che c'è una grossa discussione fra coloro che ritengono che la dizione corretta sia la forma femminile, la sarca. Poi ci sono coloro che dicono invece che l'addizione corretta è al maschile, il sarca. Il fatto che ci siano le sarche, questa località più a nord qui nel basso sarca, le sarche darebbe l'idea un po' che sia femminile, le sarche, plurale di la sarca. Ma comunque, come sempre ci sono queste disquisizioni, queste discussioni. E la stessa cosa riguarda Gera, vedete. Perché questo Ghera una volta il sacca, ha pensato un po', lo trovate all'interno di questo libro. Quindi c'è un poeta, e vi dico subito che quest'oggi abbiamo appunto come ospite questo poeta dialettale locale, ha scritto una poesia intitolata in questo modo: Ghera, vedete quindi subito la differenza, una volta alla moda, al modo di scrivere di Floriani, perché Floriani una volta ci mette sempre na con l'apostrofo. Però naturalmente qui è caduta la E perché volta, vedete, finisce con la A, A vocale, E vocale, cade la seconda vocale, quindi al posto suo va l'apostrofo, è la classica elisione che c'è anche in italiano. Che Guerra una volta, il sarca. Ecco, naturalmente adesso vado a presentarvi questo ospite, perché fra l'altro è un amico col quale ho giocato anche a pallone, eh, lui era un un veloce e bravo mediano di regia, molto di gran classe, io invece ero un poveraccio davanti, ma lui lo ricordo sempre, molto preciso nei suoi controlli della palla, nei suoi passaggi, e quindi lo ricordo in questo modo, ma per altre cose ovviamente. Ma oggi lo ritrovo, vedete, appassionato di dialetto e che ha scritto una o più poesie che ci sono all'interno di questa ricerca, ricerca fatta fra l'altro dalla classe cui c'era, se non ero, anche il figlio. E quindi lo ringrazio, Francesco Prati. Ciao, Ciao Francesco, ben arrivato. Ho detto bene, c'era tuo figlio in questa... Sì, Francesco. Eh. Naturalmente è. vi dico che questo libro non me l'ha dato lui. Ce l'avevo già da tempo e mi è capitato in mano e quindi ho detto, beh, dobbiamo approfittarne vedendo che c'è qualcuno che scrive in dialetto e che in questo libro, pensate un po', dell'anno scolastico 82-83. Allora, Francesco, ti ho già detto passato di calciatore... Ma tu hai un robe da dire, <ride> dai. Ti sei stato lavoratore, operaio dove? Cartiera Fedrigoni. Cartiera a Fedrigoni, quindi di carta, te, te dal 60 al 96. Quindi dal 69 al 96, cartiera. Ma dopo te hai avuto un passato anche te mai detto presso una tipografia. Sì, beh, da giovane, da ragazzo, ho fatto due anni a Stigianeri del Trento e là... Nel reparto tipografico? Nel reparto tipografico, si componeva lettera per lettera con i piombo. certo. Quindi torna proprio alla preistoria. Preistoria della Adesso stampa. Adesso è cambiato proprio, <ride> te disi guarda come è cambiato allora le prime linotype le che ecco, Le prime Però linotype, i si vecchi, abbandoneva... I vecchi catechismi avevano fatti lettera per lettera. Oh, quindi bisognava proprio fare dalla preistoria in avanti, come tutte le arti, no? Quindi te avevi quel passato anche in tipografia, quindi te avevi anche un po' di esperienza con gli errori, con i mamme in pasta. Eh, le mamme in pasta il <ride> eh. Dopo, subito operaio la cartera, sì. Giocatori di calcio, Sì, sì per divertimento. <coughs> Però divertimento dopo di te sei giorni. anche a, te sei nel Coro Castel. Sì, nel 66 fino al 98. Ah, ecco, quindi te cantevi nel Coro Castello. Chi era allora il presidente? Il presidente, quando sono entrato era l'Ottavio Luterotti. Ah, l'Ottavio Luterotti, quindi certo. ricordiamo anche un po' di storia. Passà per le mani del <coughs> il presidente, per me, per antonomasia, Franco Dalceggio. Franco Dalceggio, il bancario, bancario di quel che sì. lavora in banca. Poi succedò Moratelli. Moratelli, un altro bancario. Finì con Modena, che lei era custode della Cassa Rurale, <ride> per non cambiare. Ho oh, capito. <ride> e il Modena... Senti, e maestri invece che aggavù? Maestri, cominciare il Planckesteiner. Eh, Bruno Planckesteiner, mitico maestro, mitico. mi sono cresciuto no, no, nel coro dei putelotti con lui sulla Cantoria, mitica anche la Cantoria, res, è abbandonata della Cesa d'Arco. De che tra l'altro le quel che manca di gente in via via a scriverle, oltre che pensarle le robe. Ho capito. Scriverle in italiano o subito in dialetto? Prima in italiano. E Il dialetto com'è che prorompe questo dialetto nel Probabilmente col... perché quelle italiane le ho scritte ancora quando ero militare, mm. lo scomincia nel oh, 62. Ho Mentre il dialetto lo, lo scomincia nel 66, 67, quando sono entrato nel coro, mi sono innamorata delle canzoni della montagna. Sì, perché tante canzoni della montagna le ho scritte in dialetto, in dialetto no, eh. non le e dopo, sai, te che stai dentro, te senti, te provi, perché avevo un via anche a cantare, dai boccia nel, nel coro della cesa, e allora mi sono, come dire, lanciato, mettendo qualche nota. Morale della favola, ho cominciato a scrivere i testi e anche la musica. Anche la musica, quindi a te sei anche un musicofilo. <ride> esatto. Oltre che dialettofilo, eh, anche, anche musicofilo. musicofilo, quindi amante del dialetto, amante della della musica. Bene, però adesso ne ha le tue produzioni qua che ti dai la possibilità di presentare ai nostri amici di Telegram, appassionati di dialetto e di questa trasmissione. Se partivi con Ghera una volta al Sarca, ti te sei col Sarca. Sono col Sarca. Perché sono da le tue bande. Ecco, ti no, te, zo. mi sono ab... marzolese. Ah, Roma perché te abiti adesso in dove? Adesso abito a Prato Saiano. Prato Saiano, anche no. qua, luogo De storico. Sì, che beh, certo. Però ti ha essenziato il Romarzolo. Sì. E il Romarzolo che Marzolo dice. si dice che era una volta il Sarca. Ecco, quindi il che è dal maschile, che era una volta al Sarca. Il mi, Beh, mi sempre resta dentro. Resta per però tanti dicono che era nessuna la Sarca. sì, è vero. Vabbè, comunque. Lu De Romarzoli che dice il Sarca e la schiena sua poesia. Allora, proviamo a sentire un po' come era una volta il Sarca secondo il Francesco De Romarzolo, ma adesso che l'abita a Prato Saiano. Che era una volta al Sarca in quegli anni che mi nevo a scuola, non ricordo ben bene in che classe, quando Steore i ciameva le tasse, e Menona, poeta, da sola, la meneva con una canarola per mangiarla di debrustolada con una renga polito salada, la polenta, più dura che mola, e in quegli anni, e il lontane, anche ancesa fra noi se begheva, perché ognun servir me il voleva o almen far suonare le campane. Per zuar ne basteva una bala fatta su coi retai dei vestiti, nianca ad arghe de ponta ben dritti la si alzeva appun su della spala. On parà in quegli anni da vera che a arco che il sarca che passa, e passando in niente non lascia, ma se porta dretut, sassi e gera. Se dopreva quell'acqua montana per brevar tutti i campi e anche gli orti, Dento for, qua e là, lunghi o corti, dalle sarche anfonta la piana. Se per legna, o anche per svago, su, su stif, na girada te fevi, zon la busa, en bislong te vedevi, bel, azzurro, finir den nel lago. E me amico, che a volte pescheva quando tempo ingaveva a pezoti, barbi, anguille, trotele, arisotti, cavedoni in quel bisel troveva. Poi però, la mesma zenda sbarco che per sbaglio ci aveva in progresso. Da quel dì, con o senza permesso, uno passa e sarca da arco. Quel mus d'acqua che fresca e silente la passeva sopra le campagne, gli affannar sotto un mus di montagne, pon centrale per far più corrente. Al suo posto, za tutti si è accorti che è mostra che lì sa si è gera, per i campi, che il piova se spera, e a Miari i pesi e morti. Spero non gli a quel mago che gattò via arco il suo sarca, fa sparire sia il batel che la barca, torna insomma un bel dì anche al lago. Ecco, con questa speranza, no? Eh? Ma tornare a Andrei purtroppo non può, Francesco. Ecco, vi faccio notare alcune robe. Chi talla ancora della Canarola, no? Ne ho parlato qualche puntata fa che, appunto, su sollecitazione della signora Vilma di Arco, che la canarola l'ha il maestro della polenta, non va confuso col mattarello. E la ringa, una volta, la ringa sarebbe la ringa, ringa, quella è chiusa, una volta ti te la tiri alla testa, nel senso <ride> che la costeva bene niente se mangiare una ringa, altro. adesso ti vai a comprare una ringa a costa una barca dei soldi, no, come è carico? Questa è la curiosità, pensate un po', quando era Putelotti feva a gara, no, per Narno, non so dove, per chi suoneva le campane o per gera. servir messa che era proprio la passione per fare il Ceregotto. certamente pensa un po' gera la... e chi Sparia. che restiva fuori sparì il dis non dopo mi piace la bella immagine che il sarca se porta adria sassi e gera eh, dà l'idea proprio del movimento ma anche del lavoro che fa il e fiume no? che, gera. che gera perché il dis giustamente che quando se ne era su montagna su sti se vedeva, se vedeva uh. sto bis long dopo a un certo punto riesco a iniziare a sera su galleria, eh, ci parla di chi buttare e farla venire fuori da lì, perché tanti i vecchi acqui vede poca acqua, e i vaso a torboli vede e dice com'era? E per forza la stava a fermare, la vai fuori dalla galleria, l è quel che diceva i miei bocci di scuola, no? Ma come mai che è tanta acqua, torbole e poca acqua, acqua? Allora ah, era la risposta, no, bisogna spiegare, che, che l'ha fermata lì alla diga, quindi l'acqua l'ha fatta passare nella montagna, l'avevi sotto a torbole e allora l'avevi fatta tutta e quindi eh, ritorna al bis come una volta. Però lui parla a un certo punto, dalle sarche alla piana, eh, 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 qua casca l'asino: le sarche al femminile, se hai le sarche, hai la sarca. Eh, eh. Capisci, Francesco? Noi a sol diciamo la sarca. quindi che è la no, sesta libertà. No, Ma poi mi piace ritornare sui cavedoni. <ride> Questo pesciolino è tozzo, piccolo, che si. Nascondeva sotto i sassi, mi ricordo su Aprabi che noi pescavamo. Naturalmente il Cavedon, i Cavedoni è spariti a causa dell'inquinamento, della poca acqua. Qualcuno dice che si è visto qualcosa nell'Adige, io non penso che l'Adige sia un fiume adatto per i Cavedoni. Comunque il Cavedoma, attenzione, che non è il Cavedano o Cavedano, anzi, ma il nome esatto è Scazzone. Pensate un po' che nome, Scazzone o Marson, infatti se noi andiamo alla moletta, domande a quei della moletta, vi ricordi i cavedoni, ne vada, ma che cavedoni? I marsoni, da prima erano i marsoni, per dire i cavedoni. Quindi sentite un po' questa poesia, quanti spunti ci dà per conversare, naturalmente il tempo è quello che è. Allora Francesco, andiamo un'altra poesia a questo punto, cosa sì. ci presenti adesso? Questo è un episodio realmente accaduto. Esattamente l'11 novembre del 1947, quindi subito dopo la guerra, sì, si seconda guerra andare allora A fare la legna in montagna sì. in qualunque posto della montagna. Non no. era le parti, come adesso non era le strade che dopo avrà fatto la no guerra, i trattori, i birocci con i birocci. o si potrebbe con i birocci o a pelle. Sì, come in questo caso ti tocca andare dove che dei sbalzi di 200-300 metri te fevi sulla vescia la vescia ma di legna tagliata sulla butteva so dal sal la, la piombeva so e lì te potevi narga al vesco il bro ecco. a portarla a casa quindi la vescia, attenzione non vescia no. che la vescia sarebbe una parola italiana che vuol dire è un fungo esatto. eh, la è la vescia allora se dobbiamo scrivere vescia proprio per obbligare a leggere vescia si mette fra la S e la C o un apostrofo Trattina o il trattino, qui c'è la scelta eh. diversa. Quindi anche qui e è successo il fatto che sentì Francesco. Allora. Quella notte di San Martín. Ti ricordi, caro Fausto, quella notte di San Martín, e mezza muc de spesa nebbia, e col fiasco vod dal vim, che col franzele menono, sun bugiana tai passà, rentan foc, che con dorame, per scaldarvi, a vent'ità? Se partì che deva con ognium e soprosac, prosac, en deum ghe mortadela, pan, formai, perfin tabac, na bosteta con la zniapa che ghe vol per desgropar e anche un fiasco de quel nero per parar zo e disnar. En quell'altro, dos arlati, tre cordine in manerot, putriangol, lima, corda, prea, tutto en del fagot. Ti la chica e la pipa in bocca e mamma il vostro bastone, super murlo i marocchetti, par e poi anche madron. Chi tira il fiana ascianta e la faccia rinfrescar e voi desvoi quell'acqua che poslince a Vespar, poi ancora su per strada brozzi, super scorto i erti in pie e tornando anche a strapiombo, in bugiana adesso gise. Una giornata a tagliare legna, a far vesce, a bruscar, poc'è il tempo che dovevo perdere sia per bever sia per mangiare. Con quel sole in pien novembre e sarìa un grosso peccato non tagliarne fuora tanta per tornare in presa a ca. Se doveva prepararla prima ancora che mi snod per far questo che era in moto il sarlat e il manerot. Quando ormai è tiran semma sia le bafe che il resto, pronti ormai voi vi trovave per tornare a campo presto, era lì venuta nebbia da tagliarla col cortel, a spostarsi si risceva di far su in gran macel, costrapiombo drio la schiena o davanti, chi lo sa? Le sta allora che per scaldarvi in foghet a vempizà quei che all'un delle lanterne a cercarvi era veniva, tuo fratello e qualche altro che non mi ricordo più, e ha dovuto restare di sotto, non trovando più il Po, Poi, che eri sani, ie tornai a cadaver. Entram voi doi, famai mai strachi, e dovu passar la notte con la nebbia che pasceva d'inda ogni busegote. Lì al freddo, ma la mattina, prima ancor che il sol le e sparì la nebbia, e allora se tornai zo al paese. E la stua de menono, da quel lamper per ricordar. Ogni 11 novembre si sta insieme per mangiare, lì fra ciacere e pipade e pudum Bicier de Vim, si riporta alla memoria quella notte di San Martino. Beh, qui chi che sarebbe il sacro delle robe da dire, no? gente che chi che veramente, il gamè tutto insieme le fatiche che si fece una volta. Perché veramente, i partiva, e è bel perché si parla, per il PROSAC con la mortadella, il formai, la sniappa, che non la mai, il <ride> vicerde, in fiasde di quel bomb, <ride> la pipa, il tabacco, <ride> ecco, e dopo naturalmente il serlat, ecco a sentire il serlat, mi un proprio, Francesco, che disse di fatta, ha proprio, <ride> sette ponti, non col col serlat per dire di quello che succede a ancora, vabbè, ma con l'enata... Sei arco, saro Marzol. Eh? Sarlat. Sarlat. Sarlat, ecco, il serlat, anago il focol. Pensa a Focol, le viva, le viva. Serlat, Sarlat, pensa da Arco a Rumarzol, <ride> che è un chilometro, neanche, un chilometro e mezzo, da Serlat, e diventa Sarlat. Eh? Serla, <ride> Sarlat. Eh? Vabbè, comunque, è il Focol. Quindi, non mi fermo, a, perché voi avete sicuramente visto scorrere questa poesia sul teleschermo, ne avrete, visto, ne avrete avuto modo di coglierne gli aspetti proprio di una vita difficile. Eh? faticosa, faticosissima e sempre poi pericolosa, sempre con qualche. E mi è piaciuto rivedere questa parola: le vesce eh? vesce, queste, queste, questo ammasso di mazzi, di legna che veniva oggettata poi per essere poi portata col Biroc, non Biroc, Biroc a valle. Poi si arrivava col broz. col broz, ecco, broz, Biroc, Broz, ecco il Broz. Forse in questo caso è meglio il Broz. Perché il Broccio è leggermente il diverso è dal brozzo da, da noi il Biroccio. Ecco il Birocim. Ecco. Eh? Hai fatto bene il Broz, la Brosera, le Brosere, i eh? Panchi il tof, che esatto. parteva giù appunto i Brossi. Ecco, vedete? Bravo Francesco? Ma è corretto. Se non me vai la signora Vilma, <ride> ancora dire: Non si dice e il Biroce, ma è il Brozz. Ma mi fa piacere essere corretto col passare degli anni quando io cominciavo a mettere le strade mm. a posto non ti potevi più passare in paese col brodo, ti toccava fermarti. tutte su un cima e metterle sotto la cua del rio la e cua. quindi passare con quattro rode. Se no, te, 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 te cavevi su te tutta. Eh su beh, tutto. chiaro, te fevi certo. le stri, le, le, le sine, come dice. Bene, allora, c'è è un'altra terza poesia, mi fa sì. ecco. adesso ne sul delicato però eh, adesso. Sì. Ne un po' sui sentimenti, eh? dopo i ricordi, certo. eh, la storia della Sarca, del Sarca perché sennò, no, attenzione, qui di Romazzoli si rabia, <ride> il Sarca, non la Sarca. <coughs> Vedo scritto, Le sempre amor. Oh, finalmente arriviamo a un po' di sentimento. Vai, Francesco. L'è sempre amor. Robare un boccioletto di rosa in primavera, in che le ancor frette, e notte. Un verso la sera, rischiando di spinarsi per ti, che il core spera, non è comedia o farse, ma amor, amor da vera. Insema nel sul mont na festa de mattina, per ti essere pronta a torna stella alpina bagnata de rosada, che lì sul Cross la non è farna bravada, ma solo amor da In casa d'Argedré, a fare i misteroti per po' noi farne a pe' felizi do' passoti. L'amante tigniria sposa, toi sposa, e'nfima sera, quel vers per mil saria amor, amor da vera. Sendida calontan biso' in propri che vaga, al monto o anche al pian, se vuoi ci parla paga, trovar tornando al quert, piad de bona cera, con ti su l'us da vert, le ancora amor, da vera. «Putardi, vecioti coi fioi de qua e de là, senar coi fregoloti un piad de brobrusà, star lì ancor vicini, molarse in vaso a sera, non è fare i cretini, le sempre amore, eh beh, qui, qui è sempre amor, davvero». Ebbè, qui c'è un sentimento molto delicato, e eh, qui c'è un sentimento che ci riporta... Fra l'altro, adesso non so, è passato un mese, mi pare... Dalla festa della donna e questo è un bel messaggio alle nostre donne: no? perché si parla di fiori, dargli i fiori, aiutarle nel fare i misteri, magari doppiati, empiat de bepiasi, fregoloti e de <ride> brobrusà, tipici del tempo passato. Adesso, vai a mangiare il brobrusà nei ristoranti, te lo fa pagare il noccio della testa. Ma dopo mi piace questo tornare la sera e trovare l'us d'Avert. L'us d'Avert, e un piatto di buona sera. sera. No? Dire un de... no, un piatto di buona sera. Cioè un viso disteso, sorridente. una faccia sorridente che ti saluta, che ti accoglie. E dopo da Veccioti, ripetimi il verso da Veccioti. Putar di pres Vecioti coi fiori de qua e de là, cenar coi fregolotti un piatto de bro star lì ancor vicini, molarse in baso a sera. Non le fai i cretini, è sempre amore. Ecco, anche se sei veci darsi in baso, Non le fai i cretini. Non ma le fai i cretini, ben, eh? Mannaggia. Mannaggia. Beh, diciamo, siamo partiti da lontano con la sarca, col sarca, eh, come l'era una volta. Se su per le montagne un po' a vedere quel che succedeva quando se ne va a fare la legna. Se mai a questo bel quadretto, eh, d'amore, eh. D'amore, che De una volta comunque ma penso che anche eh, ancora però insomma questa è una bella immagine adesso che l'ho letta adesso che letta posso dirti che nel 2003 ho vinto un concorso di poesia Triveneto con questa qua con questa poesia allora quindi vedete che non è stata una poesia così a caso è stata la poesia proprio Molto particolare, l'ha vinto un premio a livello il primo, triveneto. Il primo premio della de parte dialettale. Parte dialettale, quindi complimenti a Francesco nel, nel 2003, quindi 14 anni fa. Bene, direi che a questo punto ne abbiamo sentite delle belle, ma in senso veramente... È chiaro così belle non come si disse certo. vita delle belle proprio belle da un punto di vista proprio formale ma anche contenutistico belle poesie una addirittura ha vinto un premio a livello Triveneto quindi cari amici siamo arrivati anche alla fine di questa puntata naturalmente ringrazio l'amico Francesco che sicuramente okay. non mancherà di venirci a trovare più avanti perché avete sentito che belle poesie che ci può offrire vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto naturalmente la prossima volta ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci!